secondo Matteo. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: "Eli, Eli, lema sabachthani", che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?" Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: "Costui chiama Elia". E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: "Lascia, vediamo se viene Elia a salvare". Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono.
Scendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Marta, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Parola del Signore. Cristo respirato.